Ciao. Ciao. Chi sei? Sono Roberto Dragonetti. E che cosa hai fatto per Daniele Arzuffi? Ho suonato il basso. Ah, e qual è la tua canzone preferita? Odissee. E qual è il momento che ti ricordi di più del lavoro di registrazione? Momenti tragici del registrare il basso, dato che sono scarso ed è stata dura. No, però... Ma il fatto di aver registrato il disco e dopo poco averlo proposto live al Folkest, che è stata una manifestazione fighissima. Allora, si sa che in genere il bassista ha molto a che fare con il batterista, perché insieme formano la base ritmica di tutte le canzoni. Tu che rapporto hai con Davide Arzuffi? Ma la cosa bella è il fatto di essere prima di tutto amico con Davide, quindi il feeling tra le due persone già c'è, l'intesa già c'è, e poi quella musicale viene di conseguenza. E c'è anche la barba. E inoltre c'ha una barba incredibile anche lui. Invece cosa ne pensi di Daniele Arzuffi? Ha dei baffi spaventosi. No, a parte gli scherzi, è veramente un bravo cantautore, ha grandi intuizioni nello scrivere i pezzi, sia musicalmente che sui testi, è veramente bravo, veramente bravo. Sei pronto ad affrontare la grande tournée che seguirà? Carico. Grazie. No, grazie a voi. Ci devo pensare.